quest'anno solo la 70 km, diciamo solo perché comunque la gara è impegnativa. Qual è l'in bocca al lupo per i suoi colleghi che sono partiti adesso da Clusone? Beh, l'in bocca al lupo è il minimo che si può fare. Io l'anno scorso mi hanno soprannominato il leone dell'Orobie, ma oggi secondo me sono tutti leoni dell'Orobie, perché un percorso del genere, finirlo, ma anche solo il volersi provare, è roba da pochi. Purtroppo sì, ero qua solo a guardarli, è stata un'emozione forte, perché non poter essere tra loro in partenza, però dai, mi godo da 70 km domani. Purtroppo ho dovuto fare delle scelte per gare future del mondiale, tra 20 giorni sarò a Chamonix per la gara del mondiale, quindi ho scelto quella. Ci tornerò alla Orobie Ultra Trail sicuramente l'anno prossimo e faccio, spero che quest'anno rimanga in terra bergamasca la vittoria, confido in Oliviero. L'anno scorso è stata proprio una scommessa perché era la prima edizione, qual è il tempo che ha ottenuto e come ha affrontato questo percorso? Beh, è stata un'edizione test anche per me, cioè, provandola in vari pezzi avevamo fatto un po' una stima di quello che poteva essere il tempo massimo. Sicuramente si può migliorare anche parecchio migliorando alcuni passaggi come gestione gara. L'anno scorso mi sono lasciato un po' prendere dall'adrenalina, del pubblico sui primi chilometri, quindi ho esagerato poi i primi chilometri e poi l'ho pagata un attimo verso il finale. È una gara che non puoi neanche troppo organizzarla perché è talmente lunga che l'imprevisto c'è sempre. Queste gare sono così, vanno affrontate chilometro per chilometro e tenere duro fino alla fine. Allora in bocca al lupo per la 70 km che partirà domani, ma soprattutto per l'appuntamento con il mondiale. A me piace dire viva il lupo e ci vediamo a Caruna domani, anzi in Città Alta, in Piazza Vecchia domani.